Squadrone Giovanni Battista, nasce a Mondovì, il 5 gennaio 1844. Di famiglia benestante, poté assecondare le sue inclinazioni artistiche, rinunciando alla redditizia attività familiare, per iscriversi nel 1861 all'Accademia Albertina di Torino, che frequenterà come allievo di Enrico Gamba prima e di Gaetano Ferri poi. Sono anni di fatto in cui è forte l'influenza del suo maestro, legato ancora ad una pittura di genere con scene istoriate, ma che Quadrone seppe in qualche modo mediare ed alleggerire, utilizzando dei soggetti letterari o scene in costume dal sapore teatrale, suscitando l'interesse da parte della borghesia e decretandone un immediato successo. Nel 1870 soggiornerà a Parigi, dove frequenterà lo studio di Jean-Léon Gérôme, con l'obiettivo di arricchire la sua esperienza formativa anche con le espressività transalpine. Il precipitare degli eventi nella guerra franco-prussiana lo costringeranno però a rientrare in Italia già nell'ottobre dello stesso anno, per poi trasferirsi a Torino. Qui Quadrone metterà a frutto la seppur breve esperienza francese elaborando una pittura precisa e meticolosa, e passando dai soggetti storico-letterari a scene di vita quotidiana in costume, a volte ironici o eccessivamente teatrali, tanto da essere successivamente definito il Maisonie italiano. Quadrone Giovanni Battista si spense a Torino, il 23 novembre 1898.